Oggi vediamo l'arte di questo periodo che è un po' un misto di gusti, perché si va da un ritorno a modi pre-augustei, ad una ripresa invece, anche se con certe diversità, di quel classicismo, e poi anche ad un superamento dei vecchi stili, con un nuovo modo di trattare lo spazio per illudere i sensi. È ciò che vedremo nell'arco di Tito. Cominciamo con Vespasiano. Nei suoi ritratti, che si rifanno alla tradizione, troviamo una distinzione fra ritratto privato e funerario e ritratto ufficiale onorario. Ad esempio, in questo ritratto onorario, conservato al Museo Nazionale Romano, ci viene presentato come un principe dall'aspetto distinto, intellettuale, mentre se osserviamo quest'altro, che è un calco dell'originale che si trova a Copenaghen, che è un ritratto privato, ci mostra un anziano dall'aspetto più rude, da contadino. Torniamo ora nella zona dei fori imperiali, perché dobbiamo vedere il Templum Pacis, Tempio della Pace o anche impropriamente Foro della Pace, che fu costruito da Vespasiano tra il 71 e il 75 per commemorare la vittoria sui Giudei. Costituisce un'appendice verso sud-est dei fori imperiali ed è anch'esso una piazza monumentale simile a un foro. Era in origine separato da quello di Augusto, verso cui era orientata la sua facciata, ma poi venne collegato ad esso dal foro transitorio. Il lato di fondo, dove si trovava il tempio, giungeva a sfiorare la Velia. Sappiamo che in precedenza il sito era occupato dal Macellum, il grande mercato pubblico repubblicano. Nel 192 d.C., sotto Commodo, il Tempio della Pace fu distrutto da un grande incendio e poi restaurato da Settimio Severo. Nel V secolo subì nuovi danni e quindi avvenne l'abbandono. L'aspetto del monumento si può ricostruire soprattutto grazie ad alcuni frammenti della pianta marmorea severiana, che era fissa proprio in uno dei suoi ambienti. Il tempio era una semplice aula absidata che si apriva sul fondo del portico come una specie di grande sedra. Nell'abside era collocata la statua di culto. Le sei colonne della fronte si inserivano entro il colonnato del portico. Davanti al tempio era un altare rettangolare. L'area centrale era occupata da un giardino con aiuole e canali. Sappiamo che il Tempio della Pace ospitava un'importante biblioteca e numerose opere d'arte, tra le quali anche quelle riportate come bottino di guerra dal Tempio di Gerusalemme, come il candelabro a sette braccia e le trombe d'argento che vedremo nell'arco di Tito. Ci sono alcuni settori del complesso che si sono conservati, tra i quali quello meglio conservato è l'angolo meridionale adiacente alla Basilica di Massenzio nel Foro Romano, poiché nel VI secolo alcuni ambienti furono trasformati nella chiesa dei Santi Cosme e Damiano.